Venerdì 14 dicembre, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la rassegna stampa Fidas. Vediamo cosa è successo nel corso di questi giorni nel mondo dell'associazionismo del dono e del sistema sangue. E partiamo con una notizia riportata da volontariatooggi.it relativa ad un convegno che c'è stato mercoledì scorso, i 40 anni del sistema sanitario nazionale e le associazioni del dono. 40 anni, le associazioni del dono, gratuità, valore assoluto, ma servono sempre risorse. Il convegno è stato organizzato dalle associazioni del volontariato del sangue e del dono, AIDO, ADMO, ADISCO, ADOCES, AVIS, Croce Rossa, Fratres e naturalmente FIDAS, alla presenza anche di rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, del Centro Nazionale Sangue, del Centro Nazionale Trapianti e del Forum del Terzo Settore. La legge sul Servizio Sanitario Nazionale, ricorda il coordinatore del CIVIS, il presidente nazionale dell'AVIS, Gianpietro Briola, ha permesso in 40 anni all'Italia di costruire uno dei migliori sistemi sanitari del mondo. Lo scorso anno 4 milioni e 300 mila donatori di sangue, organi, midollo, cordone ombelicale, cellule staminali e emopoietiche hanno permesso a centinaia di migliaia di pazienti e ammalati dei nostri ospedali di ricevere indispensabili terapie salvavita. Il sistema trasfusionale, prosegue il coordinatore CIVIS, si basa sul volontariato anonimo, gratuito e solidale e rientra tra i livelli essenziali di assistenza. E nel corso dell'incontro, anticipo appunto il sito, sarà sottoscritto un protocollo d'intesa tra le 8 associazioni della durata di 5 anni. Ma proprio su vita.it, al termine dell'incontro, all'indomani, si parla di una rete più unita e presente nelle scuole. Una rete che si basa appunto sulla solidarietà delle diverse associazioni che hanno sottoscritto appunto un accordo della durata quinquennale con gli obiettivi di sostenere i rapporti con le istituzioni, incrementare l'educazione dei giovani alla solidarietà e alla donazione, avviare politiche coordinate sulle problematiche formative dei giovani. L'appuntamento del convegno ha anticipato anche il protocollo d'intesa che a breve le associazioni del dono di materiale biologico sigleranno con il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Anche Donatori H24 parla di accordo tra tutte le associazioni, sensibilizzazione, giovani e comunicazione, i punti clou. In particolare riporta l'intervento di Flavia Petrin, la presidente nazionale dell'AIDO. Oggi è un giorno particolare perché tutte le associazioni sono qui per sottoscrivere un documento che renderà questo mondo migliore. Ovviamente presente anche il presidente nazionale FIDA Aldo Osino Caligaris e sia lui che gli altri rappresentanti delle associazioni hanno ricordato la volontà di lavorare insieme, di essere ancora più incisivi e protagonisti nelle scuole e nell'educazione delle giovani generazioni. Cambiamo pagina, ci occupiamo e torniamo in casa Fidas, ci occupiamo di un premio giornalistico che è stato presentato proprio in questi giorni, la nona edizione del premio giornalistico Fidas Isabella Sturvi. Un premio la cui premiazione avverrà il 26 aprile 2019 a Matera, la capitale della cultura 2019, in occasione del congresso nazionale FIDAS. Il premio è articolato in una sezione nazionale ed in una locale, però ci sarà anche un premio speciale per un giovane giornalista che alla data di pubblicazione del bando non abbia compiuto il 30° anno di età. Inoltre, il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di attribuire un premio speciale. Riprendiamo con il nostro Giro d'Italia, Fidas e i Cori, un'alleanza non solo in vista del Natale, tra la Fidas di Vicenza e l'ASAC, il sodalizio che raccoglie 320 cori in tutto il Veneto e che conta ben 11.000 iscritti. 10 concerti nel periodo natalizio in programma, ma tante altre iniziative. Come ricorda il presidente provinciale Mariano Morbin, le voci e i canti arrivano al cuore e i donatori sono persone che hanno cuore. Sul Corriere della Romagna, il villaggio di Natale della DVS sarà aperto tutti i giorni sino all'Epifania a Ravenna, in piazza San Francesco. In particolare, tra i tanti appuntamenti, la domenica 23, lo spettacolo delle fontane danzanti. Il villaggio di Natale, come ogni anno, vuole portare gioia e allegria, soprattutto avvicinare le persone al gesto della donazione del sangue. TG24.info, un appuntamento importante a Piglio. Siamo in provincia di Frosinone, solidarietà e volontariato e donazione nell'Istituto Comprensivo Ottaviano Bottini.
Al termine di un concorso Solidarietà, Volontariato e Donazione di Sangue, sono stati premiati i giovanissimi studenti del comprensivo. In questa circostanza il presidente della sezione di Piglio, della DVS del Bambin Gesù ha ricordato l'impegno dell'associazione di stimolare la donazione del sangue tra i pigliesi, invitando tutte le persone a donarlo almeno una volta l'anno a favore dei malati bisognosi, creando nei giovani una coscienza trasfusionale per sopperire alla sempre maggiore richiesta di questa linfa vitale. I donatori FIDAS chiamati ad essere sempre più generosi in primo piano Molise in occasione dell'appuntamento della festa dei donatori di sangue della FIDAS di Ururi che si svolgerà nel mese di gennaio. Andiamo in Basilicata, ancora parliamo di studenti. Studenti della quinta elementare di Matera, di Via Greco, che scoprono la donazione. Il sesto circolo dell'Istituto Comprensivo Donato Bramante di Matera ha seguito un percorso didattico, soprattutto grazie all'iniziativa promossa dalle insegnanti, un percorso relativo alla donazione del sangue. Ovviamente i giovanissimi hanno potuto fare le loro domande, hanno potuto visitare l'interno dell'autemoteca della FIDAS Basilicata e cominciare a prepararsi gradualmente a quando diventeranno maggiorenni e potranno donare il sangue. Un altro appuntamento, 40 anni di volontariato riportato dalla Sicilia, si tratta del compleanno della FIDAS ADAS di Gela, presieduta da Enzo Emanuello, si festeggerà domenica prossima, 16 dicembre, un appuntamento del quale poi avremo modo di riparlare. E concludiamo con un articolo del Messaggero, I segreti di donare il sangue, a firma di Antonio Caperna. Donare il sangue non è solo solidarietà. Scegliere di andare regolarmente nei centri trasfusionali, infatti, permette anche di tenere sempre sotto controllo la propria salute. E l'articolo presenta quali sono un po' tutte le caratteristiche dei donatori, i controlli che vengono garantiti, il colloquio con il medico selezionatore e al termine ricorda anche questo patto della salute che è stato sottoscritto qualche giorno fa e che ha visto tra i firmatari le associazioni dei donatori di sangue insieme a quelle dei pazienti che regolarmente hanno bisogno di sangue. Con questa notizia io mi fermo, vi ringrazio per l'attenzione, colgo l'occasione anche per augurare a tutti buone feste, la rassegna stampa video riprenderà regolarmente nel mese di gennaio, vi aspetto e auguri a tutti.